Anticipazioni Il Segreto, episodi spagnoli, un ritorno inaspettato. Il Segreto continua ad appassionare milioni di telespettatori ogni giorno su CANAL5. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che presto a Puente Viejo arriverà Elsa, una giovane e ricca fanciulla. La ragazza si innamorerà di Isaac. Il padre e il fratello di Elsa ostacoleranno questa storia d'amore e faranno credere a Isaac che la sua fidanzata è morta. Elsa, poi, dovrà vedersela con Antolina, che cercherà di sedurre Isaac in tutti i modi. Sta per tornare a Puente Viejo, inoltre, il perfido Fernando Mesia. Arrestato dalla Guardia Civile giurò che presto sarebbe ritornato per vendicarsi di donna Francisca Montenegro, e di Gonzalo e Maria. Fernando dovrebbe allearsi con Prudencio per aiutarlo a salvare il suo matrimonio. La ragazza è perdutamente innamorata di Saul. Mesia arriverà alla casona e mostrerà dei documenti a Mauricio e Raimondo che lo autorizzano ad agire in assenza di Francisca. Donna Francisca è andata momentaneamente via da Puente Viejo per indagare sulla scomparsa di Nazaria, la domestica che ha preso il posto di Fe e che ha sposato Mauricio per procura. L'arrivo di Fernando Mesia sconvolgerà i già precari equilibri di Puente Viejo. Il Segreto, anticipazioni 28 maggio 1 giugno. Arriva Venancia, le anticipazioni italiane del Segreto dal 28 maggio all'1 giugno svelano che Saul sorprenderà Prudencio e Giulietta insieme, e andrà su tutte le furie. Severo inizia seriamente a preoccuparsi per la freddezza di Candela, che vuole rifarsi una vita lontana da Puente Viejo. Marcella e Matias aspettano con ansia la nascita della loro bambina. Raimundo scopre che Carmelo ha tramato contro Francisca, che ancora non si è ripresa dall'ictus. Giulietta non approva il progetto della diga. Adela accetta la proposta di matrimonio di Carmelo. Nicolas capisce di essersi innamorato di Camila. Matias e Marcella rinnovano le promesse di matrimonio. Dolores è sempre più triste per aver perso Pedro. Saul e Carmelo litigano. Severo organizza una sorpresa per Candela. Arriva Venancia, l'ex suocera di Candela, che l'accoglie con freddezza. La donna chiede scusa a Candela e le dice che le rimane poco tempo da vivere. Ulpiano torna in paese per le nozze della mamma. Venancia inizia a pedinare Candela. A che scopo? Raimondo è deluso dal comportamento di Severo. Adela riceve l'approvazione del figlio. Dopo le anticipazioni dal 21 al 26 maggio, nuovi appassionanti colpi di scena sono in arrivo a Il Segreto, che va in onda da lunedì al sabato pomeriggio su CANAL5.